Quella del 2021 sarà l'ottava edizione di Passaggi Festival, l'evento diretto da Giovanni Belfiori e dedicato alla saggistica, con la presentazione di libri, letture, mostre d'arte, laboratori e spettacoli. Come per lo scorso anno, la macchina organizzativa si sta adoperando per svolgere la manifestazione nel modo più sicuro possibile. Applicheremo tutte le norme di sicurezza anti-Covid che abbiamo già applicato nel 2020 e se ce ne saranno di nuove siamo pronti anche in questo caso ad affrontarle. L'edizione di quest'anno sarà carica di appuntamenti in programma dal 18 al 25 giugno nelle storiche location del centro città e non solo. In piazza la rassegna Libri in piazza 20 settembre, alla chiesa di San Francesco le rassegne Passaggi di benessere, mente, anima, corpo, la rassegna di poesia Passaggi diversi e poi la rassegna di saggistica Libri alla San Francesco. Al Pincio le due rassegne, quella di graphic novel Passaggi fra le nuvole e poi quella di musica in social Fuori passaggi. Alla Mediateca Montanari le rassegne per i più piccoli e piccoli assaggi, la saggistica per diventare grandi. Alla Sala da Tè Luce Limbelverde tornano gli aperitivi scientifici con l'Università di Camerino, ma la novità di quest'anno è che al mattino nel lungomare del Lido, come già l'anno scorso, e novità di Torrette, presenteremo libri alle 9.30, appuntamento al Bonbon del Lido e a Bagni Torrette, appunto a Torrette, con Buongiorno Passaggi, libri a colazione. Durante la conferenza presentata l'immagine ufficiale del festival, un'opera realizzata da Federica Campanelli e Federica Falciasecca, che rappresenta graficamente il tema dell'edizione 2021 di Infinito e Provvisorio, dove una figura umana con ali di farfalla rimane in equilibrio su un filo fatto di parole del verso di Dante. Tra le novità anche una nuova rassegna curata dal direttore di Rai Radio 3 e componente del comitato scientifico dell'evento Marino Sinibaldi. La mia rassegna si intitola Anno per anno perché il progetto che ahimè era nato pensato anche per un'edizione che invece è stata un pochino complicata l'anno scorso è quella di presentare ogni anno 3-4 autori che ci aiutino a leggere quello che ci sta succedendo, perché i libri sono molte cose, sono evasione, divertimento, passione, però ci sono anche libri che possiamo usare, specie in questo momento difficile, per capire e registrare in qualche modo le nostre sensazioni e le nostre idee proprio mentre stanno accadendo. Quindi sceglieremo ogni anno libri che hanno un rapporto fortissimo con diretto o indiretto con i pensieri, le angoscie, le inquietudini, in qualche caso, o i sogni del momento che stiamo vivendo.